questo sono costretto a perdonarti. Devo farlo. Per il mio stesso bene devo perdonarti. Non si può continuare a nutrire una serpe in seno. Non ci si può alzare ogni notte per seminare spine nel giardino della propria anima. Qualsiasi cosa tu mi avessi fatto in passato, ti perdonai sempre, prontamente. Non t'ha giovato allora. Ma adesso, che giaccio nell'umiliazione e nell'infamia, è diverso. Adesso il mio perdono può avere un profondo significato per te. Non posso permettere che tu proceda nella vita recando in cuore il rimorso d'aver rovinato un uomo come me. Questo pensiero ti potrebbe rendere duro e insensibile, o morbosamente triste. Devo toglierti d'addosso un simile fardello. Prenderlo sulle mie spalle, devo dire a me stesso che né tu né tuo padre, nemmeno moltiplicati per mille, avreste potuto rovinare un uomo della mia statura. Devo dire a me stesso che fui io a rovinarmi e che nessuno, grande o meschino che sia, può essere trascinato nella rovina se non per sua propria mano. Per quanto sia stato terribile quello che tu mi hai fatto, quello che io ho fatto a me stesso è ben più terribile ancora. E un'unica cosa mi resta ormai: un'assoluta umiltà. Proprio come anche per te c'è una cosa sola: l'assoluta umiltà. Farei meglio a scendere nella polvere e impararla. Dagli occhi miei, perfido traditore, perfido traditore, dove si vide o dei, o dei, mostro di te peggiore, anima più infedel, anima più infedel. Nulla mi pare possedere meno valore, a eccezione di quello che si ricava da noi stessi. La mia natura sta cercando una nuova forma di espressione delle sue facoltà, proprio per il fatto che la gente mi riconoscerà ovunque io vada e tutto saprà della mia vita in ogni sua eccentricità. Posso scorgere qualcosa di vantaggioso per me. Se solo riuscissi a creare un'opera bella, anche una sola, sarei in grado di strappare alla malevolenza il suo veleno, alla viltà il suo ghigno. Sarei in grado di strappare proprio alle radici la lingua dello scherzo. Se per me l'esistenza è lui certamente, un problema. Anch'io sono un problema per la vita. Ho davanti a me tante cose da fare, che mi verrebbe una spaventosa tragedia dover morire prima di averne portato a termine almeno qualcuno. Vedo nuovi possibili sviluppi nell'arte e nella vita, ognuno dei quali è una nuova forma di perfezione. Desidero ardentemente vivere per poter esplorare quello che per me è un mondo totalmente nuovo. Vuoi sapere quale sia questo nuovo mondo? Lo puoi immaginare. È il mondo in cui ho vissuto. Un uomo che desideri essere qualcosa di diverso da se stesso riuscirà senza dubbio ad essere quello che vuole essere. Questo è il suo castigo. Chi
Chi vuole una maschera la deve portare. Ma per le forze dinamiche della vita e coloro che la incarnano è diverso. Chi aspiri unicamente a realizzare se stesso non sa mai dove andrà a finire, non può saperlo. Riconoscere che l'anima di un uomo è inconoscibile è l'ultima conquista della saggezza. Il mistero finale è nel nostro io. Quando si è ben pesato il sole, misurato i gradini della luna e fatto il disegno dei sette cieli stella per stella, resta sempre il nostro io. Chi può calcolare l'orbita della propria anima? Spero di vivere abbastanza a lungo e di creare opere di un tale carattere da poter dire alla fine dei miei giorni: dove la vita artistica conduce un uomo. Riguarda la tua risposta a questa mia lettera. Potrà essere lunga o breve, quanto vorrà. Indirizzala al direttore del carcere di SM Reading. Io t'ho scritto con assoluta libertà. Con la stessa libertà tu potrai scrivere. Qualunque cosa tu debba dire di te, dilla senza esitare. Scrivi solo quel che pensi, questo è tutto. Se qualcosa nella tua lettera sarà falsa o menzognera, io la riconoscerò immediatamente al suono. Ricorda che devo ancora conoscerti. Dobbiamo ancora conoscerci, tutti e due. E ho un'altra cosa da dirti. Non avere paura del passato. Se la gente ti dice che è irrevocabile, non crederci. Il tempo, lo spazio, la successione e l'estensione sono semplici, accidentali condizioni del pensiero. L'immaginazione può trascenderli in una libera sfera di esistenza ideale. Anche le cose
sono nella loro essenza quello che noi vogliamo fare di esse. La realtà di una cosa dipende dal modo in cui la si guarda. Io ho davanti a me il mio passato, ora devo riuscire a guardarlo con occhi diversi. Devo far sì che il mondo riesca a guardarlo con occhi diversi. E per far questo non posso ignorare il mio passato, né sminuirlo, né lodarlo e neppure rinnegarlo. Devo accettarlo come parte inevitabile dell'evoluzione della mia esistenza e del mio carattere. Chinando il capo davanti a quanto ho sofferto. Questa lettera, nei suoi umori mutevoli e incerti, nel suo sdegno e nella sua amarezza, nelle sue aspirazioni e nella sua incapacità a realizzarle, dimostra chiaramente quanto io sia ancora distante dalla vera sostanza dell'anima. Ma non dimenticare in quale tremenda scuola io sto svolgendo. E per quanto incompleto e imperfetto io sia, tu da me hai ancora molto da imparare. Sei giunto a me per conoscere i piaceri della vita e il piacere dell'arte. Forse io sono stato scelto per insegnarti qualcosa di ben più stupendo. Il significato del dolore e la sua bellezza. Io, affectionate friend, Oscar Wilde.